Siamo in collegamento con Gilberto Santini, direttore artistico di Civitanova Danza. Ben trovato Gilberto, buon pomeriggio, buon sabato. Grazie, grazie anche a voi e a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora, parliamo di Civitanova Danza, 31esima edizione, davvero una manifestazione che dà lustro anche alla stessa città di Civitanova, no? Assolutamente, sì, ha aiutato proprio a far conoscere Civitanova, devo dire anche su uno scenario internazionale, oltre alle altre cose per cui Civitanova naturalmente è famosa, ma questa passione inesausta che dura appunto da 31 anni è uno degli elementi assolutamente di grande riconoscibilità di questa città, che si concede appunto la bellezza, la magia, l'emozione che c'è in questa danza, in questa arte che davvero è un'arte unica, insomma, sì, per la capacità di dialogare con noi. Certo, certo. Allora, sono passati ballerini di qualsiasi tipo attraverso questa manifestazione, insomma, vuoi ricordare qualche nome? Perché giustamente, no, i grandi del passato anche meritano tanto quanto i giovanissimi che sono già all'opera. Assolutamente, sì, devo dire che Civitanova non ha mai mancato l'appuntamento con nessun grande, perché dal tripla ospitalità a Roberto Bolle, che forse è il volto, sì, più riconoscibile in questo momento della danza in Italia, le innumerevoli presenze di Alessandra Ferri, i Momix sono stati spesso con noi, Eleonora Bagnato, insomma tutte le grandi danzatrici sono state con noi, le grandi compagnie anche internazionali. Devo dire che un'esperienza da ricordare è quella con Mikhail Baryshnikov, che fu davvero una serata incredibile. Quindi sicuramente ogni anno, accanto alle grandi stelle, Civitanova poi non smette di cercare il nuovo e quindi poi di presentarli insieme, come accade in questa nuova 31esima edizione. Certo, c'è qualche curiosità di questi grandi, no? Magari qualche vezzo, qualcosa, no? Perché poi uno pensa sempre, no, vabbè, i ballerini saranno precisissimi. No, allora i ballerini sono molto precisi. Qualche dieta, devo dire qualche dieta particolare, qualcosa per mantenersi in forma, non lo so, io chiedo. Guarda, in realtà loro si mantengono in forma danzando, perché la cosa che fa sempre più impressione anche con i danzatori i ballerini più famosi è che poi, finito il loro percorso, poi quando c'è da divertirsi, Civitanova offre parecchie occasioni, insomma, per mangiare, per poter bere bene, non si limitano, perché comunque la loro vita è sempre un dispendio di energie. Ma una cosa carina che mi piace raccontare, spesso noi per i ballerini, soprattutto quelli internazionali, prepariamo comunque dei percorsi di conoscenza del territorio, e spessissimo poi ci chiedono degli outlet, perché sanno che ci sono delle belle realtà legate soprattutto alla calzatura, quindi insomma è divertente anche accompagnarli a scoprire questa eccellenza. E beh, certo, sì, è chiaro, tutto il mondo è paese, insomma, come dire, l'outlet, esatto, funziona sempre. Senti Gilberto, esatto, raccontaci invece di questa manifestazione. Io dicevo prima, i ragazzi che sono già prontissimi, e poi domani c'è l'avvio, no? Sì, assolutamente, infatti devo dire che i teatri in questi giorni servono di preparativi, il Teatro Rossini, perché domani sera accoglierà questo spettacolo di debutto, devo dire di grande forza, in esclusiva nazionale, questo Dancing Italy Gala, i talenti italiani sulle scene internazionali. Ci siamo divertiti grazie a Paola Vismara, che è la curatrice artistica della serata, docente della Scuola di Ballo della Scala di Milano, ad andare ad accogliere appunto i grandi talenti che sono andati all'estero, e all'estero sono diventati figure fondamentali, a partire da Giada Rossi e Alessandro Riga, che sono entrambi étoiles della Compagnia Nazionale di Danza di Madrid, quindi la più importante compagnia spagnola, e poi siamo andati a prendere dai quattro angoli dell'Europa, Daniele Bonelli da Düsseldorf, Lorenzo Lelli dall'Opera Nazionale di Paris, Danilo Lomonaco dal Balletto Nazionale di Praga, e proprio a riportare in Italia quella che in questo momento sono una sorta di ambasciatori e ambasciatrici della danza italiana in Europa. Per questa occasione li riportiamo e apriamo così la lunga serie di spettacoli che ci condurranno fino al 28 settembre, insomma, a completare questa 31esima edizione di Civitanova Danza. Certo, sì, no, un calendario bello fitto, insomma, di appuntamenti, di cose da vedere, sicuramente per tutti quanti gli appassionati di danza, ma non solo, perché poi potrebbe essere invece l'occasione giusta per cominciare a scoprire, no, anche per quelli che, bravissimo, non sono mai stati appassionati di danza, qualcosa di diverso.
Assolutamente, guarda, condivido questa cosa. Tieni conto che è una delle più grandi maestre di danza che abbiamo avuto nella storia della danza, che Pina Bausch diceva provocatoriamente: il bello della danza è che non ha nulla a che vedere con la danza. Mm-hmm. E che, appunto, come nel caso degli spettacoli che presentiamo, penso ad esempio alla presenza di una compagnia francese a Clorep, con lo spettacolo Prelude del 31 luglio, dove la danza di strada, l'hip hop, diventa un modo per raccontare poi la vita e la nostra esistenza. Cioè, in fondo la danza si basa sulla cosa che abbiamo tutti, che è il corpo, non ha bisogno neanche di parole. E quindi da questo punto di vista è successo tantissime volte che persone anche molto lontane, visto uno spettacolo di danza, se ne siano innamorati, perché la danza non è solo tutù e scarpette a punta, c'è anche quello, ma è diventato un linguaggio attraverso cui il corpo può raccontare la vita e le inquietudini e le emozioni esistenziali di ognuno. Per cui l'invito a tutti è quello che a me piace davvero sempre continuare a proporre. Grazie a Gilberto Santini, vi ricordiamo Civitanova Danza in apertura domani, grazie per essere stato con me naturalmente, buon weekend. Grazie anche a voi. Lab, lo spazio delle idee.